Senza bavaglio, informazione libera, sempre. Forim di Angelo Marzia, Corso Umberto 235E, Crispiano Taranto effettua assistenza e vendita di caldaie e climatizzatori. Realizza inoltre riparazioni e adeguamenti di impianti tecnologici e controlli di efficienza energetica. Al termine di tutta l'operazione di manutenzione e di controllo, si rilascia il rapporto di controllo di efficienza energetica da consegnarsi all'ente di competenza. Disponiamo inoltre di un magazzino ricambi e di un banco prova in cui visionare la caldaia in funzione da acquistare. Forum di Angelo Marzia 099 61 3224 349 5595 419. Autocarrozzeria 3C. Una grande esperienza maturata in lunghi anni di lavoro su ogni tipo di automobile. Autocarrozzeria 3C e anche Officina. Vi aspettiamo in Corso Annibale a Taranto. Senza bavaglio, vuole far sì che ognuno possa esprimere la propria opinione, il proprio eh, pensiero in assoluta libertà. Eh, finora avete visto una serie di miei interventi, qualcuno ha anche detto monologhi, ma al di là del fatto che eh, il monologo richiede un'ampiezza un tale che certamente non è la mia, ma eh, nel momento in cui una persona deve esprimere il proprio pensiero, deve articolare un discorso, beh, il tempo necessario ci deve essere. Eh, mi esprimo io eh, eh, secondo quello che è il, il mio pensiero, ma do anche spazio agli altri eh, perché la libertà di, di espressione è sacra. Eh, tanto più se eh, consideriamo l'impegno di tante persone che, nonostante il lavoro, l'impegno, la costanza, l'abnegazione, poi eh, si ritrovano in un sistema, voi locale, voi nazionale, che li penalizza e ci penalizza. Fatta questa premessa andiamo dal nostro amico Federico Greco, il quale appunto è il presidente dell'associazione di, di Asso Marmo, l'associazione appunto di categoria presidente nazionale, quindi referente nazionale. Ora ehm, Federico Greco eh, ho voluto intervistarla eh, perché lei è un uomo della nostra terra, lei di Montegliasia, comunque Tarantino della provincia di Taranto, eh, che ha avuto il coraggio, la forza di eh, creare questa realtà di, di categoria che unisce i, eh, gli operatori del settore, eh, i marmisti, per capirci. È una realtà eh, non, non solo locale, non solo provinciale, ma eh, che ha addentellati in varie eh, parti d'Italia e volevo sentire la sua come imprenditore che soffre, soffre eh, certe barbarie che, si, che vanno a perpetra, perpetrarsi, voi a livello locale, voi a livello nazionale. La vediamo molto attivo sui social, eh, attraverso comunicati stampa. Eh, come fa un piccolo imprenditore, un artigiano, ad andare avanti? Ecco il suo messaggio. Con molta abnegazione purtroppo perché il, sicuramente il lavoro dell'artigiano è, è un lavoro fatto sicuramente con il cuore. E, um, una persona diceva quando lavori con, con le mani sei un operaio, quando lavori con le mani e la testa sei sicuramente un artigiano, quando lavori con il cuore, con le mani e con la testa diventi un artista. Diciamo che il 90% degli artigiani praticamente lavorano con le mani, con il cuore e con la testa. E siamo sicuramente degli artisti, amiamo il nostro lavoro e bene o male dobbiamo sicuramente cercare di barcamenarci per portare la pagnotta a casa. Insomma. Portare la pagnotta a casa tra mille ostacoli che il sistema comporta e frappone anzi oppone, usiamo questa espressione, parliamo delle difficoltà a livello locale eh, e quelle a livello nazionale, perché poi quando noi leggiamo i provvedimenti del governo, le eh, fantasticherie di Renzi prima e Gentiloni oggi, che poi Gentiloni è la stessa cosa di Renzi, eh, beh, quei provvedimenti, quando si parla magari, dice tra qualche anno l'IVA salirà... E queste non sono cose teoriche, ma sono situazioni che vanno a sbattere sul muso degli imprenditori, per non parlare poi delle varie tasse, dei vari balzelli locali. Ma eh, guardi, eh, dottor Abbate, il, il problema è essenzialmente, o meglio, il problema è molto ampio e eh, molto grosso. Il, eh, circa un anno fa, eh, o meglio, quasi un anno e mezzo fa, riuscimmo a far eh, immettere all'interno della legge di stabilità, questo per un discorso a livello nazionale, eh, all'interno della legge di stabilità del 2016, eh, l'intenzione da parte del governo allora Renzi, di immettere i materiali lapidei all'interno delle sovvenzioni per quanto riguarda la possibilità di un'IVA agevolata per quanto riguarda le ristrutturazioni edilizie. Perché in questo momento praticamente i materiali lapidei, pur essendo materiali da costruzione. Non, non rientrano nei, nei, in, in quei materiali che praticamente il, il cliente può avere o agevolazione IVA o meglio ancora il, mh, lo sgravio fiscale. Dopo Renzi è arrivato Gentiloni, noi ancora attendiamo che praticamente quella, mh, quella promessa fatta. Eh, possa essere presa in, in considerazione quantomeno per eh, sederci a un tavolo di concertazione e iniziare a capire come meglio eh, fare. Parliamo delle difficoltà a livello locale. Le difficoltà a livello locale sono tante. Eh, allora, eh, Taranto ha un, eh, un regolamento cimiteriale fermo al 2012 La regione Puglia nel 2015 ha emanato una nuova legge di conduzione cimiteriale Taranto quindi ha il proprio regolamento cimiteriale fermo alla vecchia legge regionale e quindi non alla nuova Ma come Taranto ha anche tantissimi comuni del, eh, della provincia questo cosa comporta? Comporta che praticamente nella nuova legge ci sono eh, sicuramente eh, ridisegnati i compiti delle imprese funebri. Eh, compiti che praticamente non comprendono assolutamente né la vendita quindi, e neanche la fornitura di lapidi eh, o eventualmente l'intermediazione di compravendite di loculi o eventualmente la vendita di fiori, o eh, eventualmente tutto ciò che non riguarda il, eh, diciamo il triste evento della perdita di un, carro, di, di un proprio carro. E quindi praticamente questo comporta un enorme danno, sia per quanto riguarda i marmisti che dovrebbero eh, intervenire direttamente sul mercato, eh, sia per quanto riguarda tutti gli altri operatori. Perché praticamente cosa succede? Succede che le aziende funebri non fanno altro che bloccare il cliente, visto che loro sono i primi che arrivano in un evento del genere, bloccare il cliente e fornirgli un servizio a 360 gradi, aumentando ovviamente i costi e facendo pagare molto molto di più rispetto a quello che realmente si dovrebbe pagare. Alla luce delle tante difficoltà, Federico Greco eh, ci sono tre ipotesi: o ci rassegniamo e subiamo passivamente e ci facciamo il cruciverba, ci bendiamo e, e continuiamo, ripeto, a patire, magari ci lagniamo all'infinito fino alla morte, oppure c'è l'ipotesi di prendere il trolle una volta esisteva la valigia di cartone e andarsene via, oppure reagire, impegnarsi, fare del proprio meglio. Lei con l'impegno in politica ha deciso di percorrere quest'ultimo sentiero. Sì, eh, eh, oggigiorno posso dire che forse ho, ho, ho intrapreso sicuramente la strada più, più dura, eh, però sicuramente un impegno sociale non può prescindere da un impegno politico, eh, la politica è so socialità e eh, senza quelle, quelle basi di creazione di una società eh, moderna, acculturata e sicuramente civile, eh, non ci può essere politica. Lei ha optato per Fratelli d'Italia, il movimento eh, che fa capo alla Meloni e schierato nel centro-destra, un movimento di destra. Sì, perché? Perché? Perché um, comunque sono un uomo di, di centrodestra, eh, diciamo che al momento non, uh, Fratelli d'Italia non era presente eh, in maniera massiccia sul, capillare, diciamo. e capillare sulla città di Taranto e um, alcuni amici mi hanno chiesto di aiutarli nel, uh, nel far conoscere il simbolo e ovviamente le idee di, di Fratelli d'Italia. Uh, poiché mi ritrovo nelle loro idee, eh, nelle loro idee praticamente ho, ho accettato di buon grado, essendo sicuramente molto eh, felice e grato della, della scelta che, che hanno fatto i vari coordinatori provinciali e, e altri. Bene, abbiamo ascoltato questa storia, io dico, no, di Federico Greco, perché eh, un imprenditore, un cittadino, un uomo del sud, un uomo della provincia Ionica che eh, eredita un'attività, che la porta avanti, che dà lavoro, eh, che eh, crea eh, occupazione, perché poi in fondo eh, attraverso la, la, la sua attività, quella del, del settore Barmo, significa creare, eh, creare attività e significa anche riscaldare. E, e, e riscoprire e mantenere quelle antiche certo. tradizioni, penso allo scalpellino, che viceversa andrebbero eh, abbandonate certo. per sempre. Certamente. Certo. E quindi abbiamo voluto così dare spazio allo sfogo, chiamiamolo così, molto pacato, molto misurato di un cittadino che fa l'imprenditore e che si trova così strozzato, tra virgolette, tra i provvedimenti, gli atti locali, i provvedimenti nazionali e che dice io non mi arrendo, io non mi fermo, costi quel che costi, io. Faccio del mio meglio attraverso l'impegno politico che, prima ancora che un impegno politico partitico, è un impegno proprio politico con la P maiuscola, nel senso di eh, servire la collettività in cui si vive. Certamente perché eh, l'uomo politico in sé per sé dovrebbe fare questo, eh, non aizzare le folle contro questa o quella ideologia, ma bensì ascoltare sicuramente le folle e i problemi dei cittadini per eh, poi appoggiare. Eh, Apportare sicuramente del, eh, delle eh, migliorie alla società e sicuramente delle risoluzioni ai vari problemi dei cittadini. Le faccio tanti auguri. In bocca al lupo. Grazie. Arrivederci e arrivederci a tutti. Senza bavaglio. Informazione libera. Sempre.